Eccoci qua. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo pronti per affrontare Orok. Mi scusi, eh? E tu che vuoi? Questa è la residenza di Orok, giusto? Abbiamo sentito che vi servono soldati Godwin, siamo qui per servirli. Ah, volontari, eh? Avete più coraggio di molti altri. Un attimo, e quei due? Quello è un po' troppo giovane, no? E l'altra è una ragazza. Che importa? L'importante è raggiungere la quota stabilita. I ragazzi saranno contenti di vedere una bella ragazza. Va bene, scusate se vi ho fatto aspettare. Potete entrare. Grazie. Da oggi in poi serviremo con fierezza il virtuosissimo Lord Godwin. Beh, diciamo che alla fine ci può stare. Come pseudo travestimento. Eh? Volontari? Di solito la gente dobbiamo trascinare la forza qui dentro, ma voi... Ehi, aspetta un attimo, il tuo brutto muso mi sembra familiare. Il mio muso? Ci sono, sei Kyle, vero? Kyle? No, non c'è nessun Kyle qui, davvero. Hai un bel coraggio a mostrare il tuo brutto muso da queste parti. Te la farò pagare per avermi rubato la fidanzata. Fidanzata? Non so niente di nessuna fidanzata. Che succede qua fuori? Ribelli? Non fateli scappare, uccideteli tutti, soprattutto quel biondo, mi ha rubato la fidanzata. Mi ha rubato la fidanzata? Questo mi sembra alto tradimento. Inguardio, ladra di donne. Eh sì. Qui purtroppo è andata un po'... È andata un po' a puttane la situazione, però vabbè. Noi abbiamo ormai le rune di fuoco che, come potete vedere adesso... Possiamo gestirle in questo modo. Facciamo 300 danni a ogni nemico, più 100 danni a chi la usa morte instant al nemico 80% e chi lo usa. Madonna mia. Facciamo così. Ok, facciamo il più magia OE possibile, tanto poi le recuperiamo. Mamma mia, sembra molto la runa oscurità questa. Ok. Però soltanto 100 danni si può fare. Mega medicina ce la prendiamo. Aspetta, c'è il pezzo. Ok, posto del bonsai che tanto non me ne frega nulla. Forse parlava di Fene? O forse di Elsie? Bah, chi lo sa, non riesco a ricordarmele tutte. Kyle, sembra che tutti quelli che abbiano incontrato ti conoscano. Devi aver lasciato il segno in questa città, a quanto pare. Dovevi essere un ragazzaccio. No, 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 si tratta solo di uno spiacevole scambio di persona, ne sono certo. Beh, già che siamo qui potremmo entrare con la forza. Che ne dite, principe? Ah, mi piace quando ragionate, principe, dritto al punto, diamogli una bella lezione. Sì, ragazzi, qui ovviamente mi conviene pushare perché tanto... ci sta, nel senso... Allora, io non so se ho altre... Aspetta, facciamo questa. Ok. Perché vedete, ci sono forzieri. Ottenuto Epoca Leone Feroce, che non mi ricordo se era una formazione. A Epoca Leone Feroce era disponibile. Ma non mi ricordo sia... Ma porca miseria. Principe, ricordate cosa ha detto Wasil? Chissà dove erano... Ok, dobbiamo trovarli presto. Sì, dobbiamo scendere sotto. Beh, volevo vedere se si poteva entrare in realtà, però niente, non si può. Rip. Eccoli qua. Principe, credo che li abbiamo trovati.
Ma se ne stanno tutti lì, per terra. Oh no, non è che sono morti? Abbiamo dato loro solo qualcosa per aiutarli a dormire. È molto più facile in questo modo. Ah, avete pensato che erano morti? Beh, dato che presto diventeranno dei veri soldati, è probabile che moriranno presto. Chi sei? Quello è Orok? Se non mi riconoscete, vuol dire che non siete di queste parti. Chi vi ha mandato? Non importa chi siamo noi, libera subito queste persone. Ah, dalle sciocchezze che escono dalle vostre bocche, direi che sono stati Wasil e Volga a mandarvi qua. Beh, ora vi racconto l'altra versione della storia. Chi è a capo di queste terre? Eh? È questo che importa. Uno deve schierarsi dalla parte di chi vince per sopravvivere, giusto? È semplicissimo. Allora, sarete dei vincitori o dei perdenti? A voi la scelta. E saprò come ricompensarvi se vi schiererete con i vincitori. Ecco un altro gruppo di perdenti. Ehi, vieni qua, è il momento di incassare ciò che mi è dovuto. Smettila di lamentarti, sto arrivando, fammi almeno finire di mangiare. Indovinate chi è che parlava di mangiare. Ehi, le cose non si stanno mettendo poi tanto male. Che sventola! Mi sembra un volto familiare. Sai che ti dico, Orok? Se dovessi scegliere con chi stare, non saresti di certo tu. Hai vissuto da gran signora grazie ai miei soldi. Adesso mantieni fede al patto, d'accordo? Avanti, al lavoro. Già, mi sa che ho esagerato un po' con le spese. Scusate ragazzi, non è che voglio farvi del male, ma un patto è un patto. Ma quel tizio là... Ragazzo, è una faccia conosciuta. Eh? Conoscete questa pupa? Allora datemi qualche dritta per poterla conquistare. Kyle, non è il momento adesso. Basta, smettila, non ti ho pagato per chiacchierare, falli fuori subito. Va bene, scusate, ma devo. Siete pronti a essere colpiti dalle mie mosse speciali? Sì, ragazzi, boss fight. Boss fight. Boss fight. Finalmente ci sta, una bella boss fight. Allora, facciamo prima tutti i danni AOE. Anzi, voi andate direttamente in cop da lei. Bello, qua facciamo tutti i bei danni AOE. Adesso siamo molto più preparati rispetto alle volte scorse. Nikea picchia comunque. Here we go. Prince. Però picchiamo anche noi. Vedete, lei già è debole. Già si è indebolita lei. La runa incremento è una bestia. Soprattutto a livelli alti, veramente tanta roba. Ok, shottati. Perfetto. Easy. Allora, questo lo prendiamo. Questo leviamo. Anzi, leviamo questo. Direi che ci sta. Ai, è doppio ai. Che spreco di soldi. Come ho fatto a lasciarmi ingannare dalle tue paroline dolci su... Aspetta un attimo, stavi mentendo quando dicevi che saresti riuscito a vincere i giochi sacri? Ai ai ai, già, qualcosa del genere. Aspetta, ci sono! I giochi sacri, ora ricordo! Il principe! Tu sei il principe, vero? Il principe? Oh oh! Non vorrai mica dire il principe, vero? Sei certa che questo non è un altro principe? No, no, questo è il principe, è lui, ricordo di averlo incontrato ai giochi. Oh no, vuol dire che ho colpito il principe. Oh, adesso mi getteranno nel fiume Feitas di sicuro. Dannazione, il principe, eh? Perché sei venuto qua? Dovevi per forza impicciarti. Che vuoi dire? Sei qui per loro? Bene, prendeteli, però non ditelo a nessuno, eh? Non voglio problemi. Possiamo portarli via? Oh, se vengono a saperlo, quelli mi... Sì, Orok, aspettate!
Ma che gli è preso? Ehi, aspetta, dove è andata quella bella ragazza? Dannazione. Lascia perdere, aiutiamo questa gente. Ha detto che erano drogati, vero? Non ce la faremo mai a portarli via tutti. Andiamo a cercare qualcuno che ci dia una mano. E un dottore sarebbe molto utile. Ottima idea, andiamo. Ok, quindi possiamo uscire. Eccoci qua. Capitano Zahak, Sirorok è qui per vedervi. Ho molte cose da discutere con lui. Cos'è successo? Oggi avresti dovuto portarmi un nuovo gruppo di reclute o no? Già, beh, a questo proposito, devo chiedervi di aspettare un po' di più. Scusate. Orok, mi deludi. Non è da te arrivare a mani vuote. Qualche scusa? No, non è nessuna scusa. Ho solo avuto dei problemini. Ecco tutto. Oh, che peccato. Perché, vedi, ero molto interessato ad ascoltare quello che avevi da dire per scusarti. Eh? Ho sentito dire che il principe è qui. Come avete fatto a... Avete delle spie che mi controllano. Sono io che faccio le domande. Sì, il principe è qui. Sono contento che lo ammetti. L'idea di imprigionare un valido alleato per tradimento non mi piace per nulla. Tradimento. Questi sono i miei ordini. Tutte le navi all'ancora devono prepararsi a salpare. Sembra che alcune forze di Lelkar si siano unite all'esercito ribelle. Prendi il controllo della città, elimina tutti gli elementi ostili. Sì, signore. Un attimo, è il patto che avevamo fatto? Avevate promesso di lasciare in pace l'Elkar. Comprendo la tua preoccupazione per l'Elkar, ma non devi perdere la visione del quadro generale. Gli interessi nazionali di Falena vengono prima di tutto, capito? Ehi, dove credi di andare? Lasciatelo andare. Abbiamo del lavoro da sbrigare, voglio che anche la fanteria marci verso la città. Sì, signore. Infatti qua, adesso, la battaglia sarà interessante, perché dovremo gestire sia le truppe da terra e sia le truppe da mare. Tutti i giovani che avete liberato sembrano in buone condizioni fisiche, grazie a vostra altezza. Vi sono molto grato. Ehi, ringrazio prima io, perché lui ha salvato i giovani sul mio isolotto, ricordi? Però Orok si è arreso troppo facilmente, non ha senso. No, non credo che si sia arreso. Forse aveva qualcosa di più grosso che bolliva in pentola. Già, anche a me ha fatto la stessa impressione. Sir Wasil, Sir Wasil! Calma, calma, che succede? Avete un altro visitatore, Sir Wasil? Scusate l'intrusione, ma si tratta di una faccenda importante. Ah, lei! Più belle ragazze ci sono, meglio è. Quando sei arrivata? Vostra Altezza Joe, ho un messaggio urgente dalle vostre vedette. Dalle nostre vedette. Le navi dell'avanguardia Godwin si stanno dirigendo a sud verso l'Elkar. La flotta è comandata dal cavaliere della regina Zahak. Dici sul serio? Dichiareranno la legge marziale all'Elkar? È stato Orok. Deve aver detto loro che il principe era qui. Ha tradito la città. Beh, forse c'è un'altra spiegazione. No, non ce ne sono altre. È solo che non sembra una cosa che farebbe. Qual è il piano, Vostra Altezza? C'è pochissimo tempo, dobbiamo muoverci ora se vogliamo scappare. D'accordo. Vostra Altezza, molte grazie, l'Elkar è in debito con voi. Volga, dove stai andando? A radunare i giovani sul mio isolotto. Non siamo tipi che si arrendono senza combattere. Erano secoli che non vedevo Volga così infervorato. È un tizio discolo. Ma c'è abbastanza tempo per organizzare la battaglia. Non preoccupatevi, Lady Leon. Circa metà delle forze di Wrathfleet stanno già venendo qui. Ah, Lucrezia è fantastica. Come fa a pensare sempre a tutto? Vostra Altezza, mi spiace informarvi che la mia signora non potrà partecipare a questa battaglia. Deve restare al castello di Alba perché anche la flotta di Luger e Solfalena è in movimento. Forse non ho il genio della mia signora, ma vorrei assistervi al suo posto, Altezza.
Quando siete pronto, date l'ordine di iniziare l'operazione. Possiamo andare, io ho già fatto tutto qua per ora. Vostra Altezza, l'esercito di Avalanche è pronto a muoversi. Perché dobbiamo fare prima la battaglia e poi c'è una serie di reclutamenti da fare. Allora, questi non si possono modificare. Tu sì. E voi siete praticamente quelli di terra. Allora, qua abbiamo supplemento che sarebbe interessante da mettere. C'è anche debolezza che non è male. Questi, ah, questi li possiamo aiutare. Quindi Belcott, mettiamo un'altra carica in più. Poi qui mettiamo Egbert con un'altra carica in più. Qui abbiamo Runa Vento e io direi di fare anche Acqua. Oddio, non posso mettere un'altra runa? E allora aspetta un secondo. Facciamo Fuoco. Supplemento non lo posso mettere qua, vero? Sì, supplemento. Ok. Benissimo. Poi qui abbiamo Terra e Vento. E un'altra terra. Qui però voi avete carica, ma... attacco più 9 Richard addirittura. Allora, aspetta. Stelle e stabilità, giusto? Allora, qui mettiamo un supplemento, così abbiamo 2 stelle. Poi tu hai sbarramento, che però non mi aiuta molto. Sbarramento e recupero. Qui purtroppo non mi aiutate molto. Allora, mettiamo qua Shigure con attacco più 5. Qua mettiamo Norden e Richard. Qui mettiamo Müller. Ah, qua arti curative, voci. Qua, arti curative. Ok. Questa però non ha nessuna abilità. Non posso mettere abilità? Aspetta, forse sì, ne avevo vista una. Ecco, riposa, morale, sopravvivenza, voci. E così indeboliamo i nemici almeno. Ok, ci siamo. Sì, va bene così. La battaglia di Lelkar. Che sono belle le battaglie campali, mamma mia. Sono bellissime, ragazzi. Ecco qua, allora. Campagna di Lelkar. Qui dobbiamo... Le truppe nemiche dovrebbero colpire l'Elkar da ovest, con l'appoggio delle navi da guerra. Altezza, vi chiedo di prendere il comando delle nostre forze di fanteria e cavalleria. Creare una linea difensiva per fermare il nemico. Chiedo ai leader di Lelkar di combattere al vostro fianco. Dopo che Ratfleet si sarà barazzato delle navi nemiche, tornerà ad aiutare vostra altezza con ogni forza. Quindi, scopo, dobbiamo liberare l'Elkar dalle terre nemiche e perdiamo se veniamo uccisi. Let's go. Possiamo cominciare. Allora, loro li mettiamo qua. E qui nel frattempo ci sono anche le navi. Quindi le navi le facciamo avvicinare. Qui facciamo avvicinare tutti ora. Anzi, le navi ora vediamo come le possiamo gestire. Allora, tu sei un ariete. Uguale, forte, forte e debole. Allora, stiamo fermi per ora. Questo cos'è? Arco. Ok, l'arco lo possiamo mandare di qua. Debole, l'arco di qua. Finché siamo in netto svantaggio però con le navi, eh. Ok. Tu hai sbarramento, quindi ne approfitteremo con lo sbarramento per fare qualche danno in più. Allora, aspetta, qua com'è debole? E qua forte. Sbarramento da questo lato, che siamo più forti. Ok, cerchiamo di gestire prima le barche nemiche. Stelle. Così li facciamo indietreggiare un attimo.
Boom. Perfetto. Qui abbiamo un altro sbarramento. Stelle, così attacchiamo loro due. Le rune sono importantissime qua. Ottimo. Para para pa pa pam. Ok. No! Siamo noi più forti. Ta-da-da-da-da. Ah, sbarramento anche loro. Giustamente sì, ce ne hanno una. Ok, io dovrei avere recupero, no, con loro ho stabilità. Recupero ce l'ho con... Don't let him get away! Porca miseria, qua sono arrivati. Vedete, me ne sono accorto. Madonna mia, mi hanno quasi massacrato. Qua utilizziamo recupero. We can't let them get away. Qui facciamo attenzione. Ok, si è attivato l'atto curativo. Io qua direi di fare un attacco normale, per ora. Shoot, shoot! Esatto. Kyle lo dobbiamo buttare. Anche quelli hanno la runa acqua addirittura. Charge! Siamo a 73 su 100 vento, così ci curiamo. Shoot, shoot! E loro dovrebbero creparci, tra l'altro. Ah, finché a due. Carica. Non perdiamo truppe. Anche se è di solo due. Oh, è vero che ho Alba in realtà, quindi. In realtà, però cariche ne abbiamo due, quindi sfruttiamole. Ok, anche qua carica. Quando facciamo carica noi non perdiamo, diciamo, nei soldati. Quindi è buono. Qui siamo deboli, ma noi ci andiamo ora con il... No! Ci andiamo con le rune. Così non subiamo danni. Ok, questi dovrebbero crepare. Esatto. Ok, qui recuperiamo. Charge! Un'altra carica qui. Purtroppo non abbiamo cavalleria, quindi siamo un po', diciamo, a corto di forza. Ok, ora loro li dovrei portare indietro. Vabbè, niente, non sono... Ora li portiamo all'indietro. Ok, qui li stiamo gestendo abbastanza bene, oserei dire. Qui adesso so cazzi. Perché ora qua si scontrano praticamente. Esatto, cioè, si scontrano subito perché non hanno come scappare.
Charge! Sì, devo aspettare che finiscano anche questi. Ecco, quando ci sono queste immagini vuol dire che il nostro attacco è stato più efficace. No, voi state fermi. Vabbè, qui dovremmo vincere abbastanza facile perché loro sono pochi. Eppure qualcuno l'abbiamo perso, eh. Vabbè, sì che abbiamo un altro recupero in realtà, quindi... Sbarramento. Shoot, now! Facciamoli allontanare un secondo. Esatto. Charge! Ok, qui andiamo di fuoco. Ok. Lei lo portiamo indietro. Tu vieni qua davanti. Get them! Do it! Ok, la stiamo gestendo molto bene in realtà, eh? Pensavo peggio. Ok. Carica. Parapapara. Così ora noi facciamo l'attacco normale. Ah, c'è anche Zahakli. Get them! Ok, battaglia normale. Aia. Qui è andato un po' maluccio. Get them! Carica. Il problema è che praticamente parte subito l'animazione, quindi non mi danno il tempo materiale. Perché vorrei fare qui la runa alba. Ecco qua. Alba. Ora sì. Qui ci divertiamo. Perché alba fa danno, ma al tempo stesso ci cura. Quindi ora qua facciamo una buona quantità di danni. Olè. Yes. Allora, voi no. Ecco, voi che avete le rune, dovete andare qua. Don't let them get away! Ragazzi, qui Duck è forte. Già. Charge! Allora, loro non hanno utilizzato carica. E questo può essere in realtà una cosa positiva. Infatti l'attacco è andato meglio a noi. Put them to rout! Buono, loro non hanno utilizzato neanche la runa. Qua li sciottiamo, in teoria. Yes. Ottimo. Ok, le truppe d'acqua dovremmo aver finito praticamente. Charge! Qui pareggio. Ah, eppure ce l'hanno data a noi vinta. Okay, qui siamo noi in vantaggio. Ok, qui possiamo andare dritti.
Ah, qui mi ha beccato. Hanno fatto la carica qui. Vabbè, bastardi. Forse Kyle crepa. Anzi, no. Terra, assolutamente. Noi siamo in debolezza, quindi dobbiamo utilizzare le rune. Guardate come fuggono. Olè, disintegrati. Perfetto. Quanti sono? 24? Carica. Cioè è normale, anzi. Siamo in vantaggio. Olè. Mi carica. Anzi, eppure abbiamo fatto pochi danni per essere sotto carica, eh. Pensavo molto meglio. Pensavo decisamente meglio. Charge! Andiamo giù di fuoco. Shoot! Shoot! Tanto ormai sono praticamente morti loro. Li abbiamo disintegrati. Ora sono circondati, tra l'altro. Perché ovunque scappano, scappano, vengono attaccati. Ah, critico addirittura. Pazzesco. Ok, ce l'abbiamo fatta. Il nostro obiettivo primario è prendere l'isolotto occidentale. Radunate le altre navi. Fermate l'avanzata dell'esercito ribelle distruggendo il ponte che porta all'isolotto centrale. Ricacciate il nemico nell'isolotto occidentale e dislocate le navi con gli arcieri intorno al ponte occidentale. Stanno cercando di circondarci, sarebbe una follia tentare di mantenere questa posizione. Non possiamo far altro che ritirarci. Via, 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 scappate. Guardate! È una follia, hanno dato fuoco alla città. Ma che diavolo stanno facendo? Così infangono il nome dei cavalieri della regina. Spegnete l'incendio e salvate i sopravvissuti, presto! Si preoccupa degli abitanti della città. Il germe della debolezza deve essere ereditario. Bloccate l'avanzata dei nemici. Distruggete il ponte dopo che lo avremo attraversato. Ma alcuni dei nostri alleati sono ancora là. Cosa ne sarà di Sirorok e della gente della città? Già, cosa ne sarà di loro? Oh, sì, certo, signore. Come ordinate, il ponte verrà distrutto. Ma che diavolo hanno fatto? Non pensate al nemico per ora. Dobbiamo salvare la gente della città. Principe, andiamo anche noi a dare una mano. Ok. Qua abbiamo perso qualche truppa. Però è andata molto bene. Nonostante tutto è andata molto bene la battaglia. Abbiamo tutti i capitani vivi. Nessuno ha dato KO. Per cui aspettate. Vengo anch'io. Fatemi venire anche me. È pericoloso. Lo vedo da me. Faremo il possibile. Non so come ringraziarvi, vostra altezza. Ok, e sono entrati in squadra. Ehi, guardate, il capo dei ribelli. Prendete quel traditore. Non è il momento di combattere. O vi levate di mezzo o ci aiutate a spegnere l'incendio. Stai zitto e combatti. Qui purtroppo non possiamo fare molto. Bam.
così nel frattempo vi faccio anche lo showcase delle rune. Madonna quanto gli ha tolto. Boom. Benissimo, shottati. Sfera cavaliere non mi interessa. Zerase OP. Pazzi, maledetti pazzi. Come possono pensare a combattere in un momento del genere? Come possiamo spegnere l'incendio, salvare la gente delle città e combattere allo stesso tempo? Maledetti, ci sono altri vermi Godwin da far fuori? Sentite il casino. Non perdete tempo a spegnere l'incendio. Prima dobbiamo evacuare gli abitanti delle città. È la nostra priorità. Sì, sì, Rorok. Bambini, donne, anziani e feriti hanno la precedenza. Portateli al fiume. Là ci sono le navi di Ratfleet. Vi aiuteranno loro. Sì, sì, Rorok. Forza, nonnino. Dobbiamo andare avanti. Signor Rorok, grazie. Non ringraziarmi. Fai presto. Orok. Quindi lui si preoccupa della città alla fine. Che fai l'impalato? Dammi una mano. Subito. Sono a tua disposizione, Orok. È un disastro. Un disastro totale. Oh, perdonatemi. Ho fallito. Dai, non è colpa tua, lei. Chi si aspettava che i cavalieri della regina avrebbero dato fuoco a una città di falena? Hai fatto ciò che hai potuto. Zahak è un uomo senza onore. Smetti di fare la vittima, la colpa è tutta tua, Orok. Forse hai ragione. Pensavo che voi due foste degli scemi, ma ora capisco. Anch'io ero uno scemo. Ehi, come osi chiamarmi scemo? Calma, calma, Volga. Non eri tu a dire che gli abitanti di Lelkar non dovrebbero combattere tra loro? Orok, sei riuscito a fare da filtro tra Zahak e la nostra città. Ma che stai dicendo? Il reclutamento e le tasse sarebbero stati peggiori se Zahak avesse avuto il controllo diretto della città. Probabilmente l'avrebbe ridotto in rovina, portando via ogni giovane e rubando fino all'ultimo centesimo. Ma dato che agiva tramite te, siamo riusciti a controllare la situazione. So bene chi ami questa città, Orok. Stai esagerando. In fondo ero dalla parte dei Godwin. Pensavo che Falena sarebbe diventata più forte se Lord Godwin avesse preso il potere. Credevo che anche la nostra città ne avrebbe beneficiato e io avrei avuto grandi vantaggi. Non sono innocente. E ora guardate cosa è successo alla città a causa del mio egoismo. Zahak ha detto che aveva in mente gli interessi della nazione, ma questo vi sembra nel nostro interesse? Ora capisco la verità. Non possiamo fare questo per il bene della nazione. Ai Godwin non interessa il nostro bene. Vostra Altezza, sono lietissimo che siate venuto. Senza di voi non oso immaginare quante altre persone sarebbero morte. Non voglio chiedere cose che non mi spettano, ma vi prego di continuare a proteggere l'Elkar. Vi darò tutte le mie proprietà e i miei uomini, vi prego. Beh, questo mette le cose a posto allora. Io e Volga non abbiamo obiezioni. D'ora in poi l'Elkar collaborerà con la vostra Altezza. Ehi, parla per te. Che c'è? Hai qualche obiezione? Beh, no. E allora, come dicevo, siamo con voi, vostra Altezza, fino alla fine. Orok? Devo riparare a molti errori. Sono con voi fino alla fine, lo giuro. Allora, lei la mettiamo nell'entourage e abbiamo reclutato come stelle del destino Wasil, Volga e anche Orok, che da nemico adesso diventa amico. Ma non è l'unico ad essere diventato amico, perché se vi ricordate poco fa abbiamo parlato con una persona che diceva di essere totalmente dalla parte dei Godwin, se vi ricordate bene. Ora non so se
Forse non è ancora disponibile. Perché doveva apparire. Vediamo se appare. Sì, perché a volte basta cambiare la finestra. Eccolo là. Oh cielo, ma com'è possibile? Il mio negozio, Lord Godwin, i Cavalieri della Regina, come hanno potuto farlo? Non riesco a crederci. Ecco qua. Adesso qui la risposta sembra scontata nel dire stai bene. In realtà no. Mi spiace di averti deluso. Cosa? Voi siete il principe? Vogliate accettare le mie scuse per questo spettacolo indecente? Ci tramandavamo questa attività di padre in figlio da generazioni e ora non ho più niente. Sono sconvolto. Ecco, e qui adesso... Cosa? Vi sono molto grato per avermelo chiesto, ma se accettassi la vostra offerta offenderei Lord Godwin. Lord Godwin era uno dei miei migliori clienti, non avrei mai il coraggio di tradirlo. Ah, perché non ho comprato da lui. Dovevo comprare prima da lui, mi sa. Sì, perché dovevo spendere prima i soldi. Io pensavo di doverli spendere dopo. Però effettivamente, dando fuoco alla città, giustamente lui non ha più il negozio, quindi dobbiamo acquistare prima da lui. Eh sì, dobbiamo spendere 100.000 poch nella sua armeria per portarlo subito con noi. Vabbè, lo potremmo prendere dopo, sinceramente, perché lui poi alla fine... Però sarebbe stato comodo averlo adesso. Va bene, e allora sì, mi sa che questa cosa poi la dovrò aggiungere in un modo o nell'altro, nella guida la devo aggiungere. Dovete acquistare prima gli oggetti da lui, perché altrimenti non lo fa. Vabbè, io a sto punto poi ripeterò tutta la battaglia, ripeterò tutte cose e lo recluterò. Anzi, sapete che vi dico? Che lo faccio subito sta cosa. Ok, abbiamo rifatto tutto, quindi adesso rifacciamo la stessa cosa di prima, sperando che adesso funzioni. Ecco qua, mi dispiace di averti deluso. E ora gli dobbiamo dire... Cosa? Grazie molte. È un'offerta allettante. Le forze di Lord Godwin, dopo aver sostenuto di voler rafforzare le difese, hanno dato fuoco alla città. Chi è venuto in nostro aiuto siete state voi, principe. Non ho più dubbi su ciò che devo fare. Accetto di buon grado il vostro invito. Metterò a disposizione le migliori armature ai prezzi più bassi. E tutto questo per il principe. Vedete, una volta spesi i soldi... si viene praticamente con noi. Ora devo andare, dopo aver sistemato quel che resta del negozio, verrò al vostro castello. Perfetto. Ok, madonna, pensavo di aver fatto la cappellata, invece fortunatamente ci siamo riusciti, abbiamo recuperato un colpo di coda, ecco, una roba del genere. Va bene, una volta fatto questo io direi che per il momento possa essere tutto, anche perché non ci sono altri reclutamenti da fare al momento e dobbiamo andare avanti con la trama. Dobbiamo andare avanti con la trama e dopo tornare qui per reclutare. Quindi per il momento è tutto e noi ci becchiamo alla prossima. Bye bye!